Shiraz è la città del vino e dei poeti, la città dei giardini fioriti e dell'amore. Gli usignoli cantano accanto alle moschee e si mischiano con i suoni del bazar di questa città di 2 milioni di abitanti. Il cinguettio degli uccellini, innamorati dei fiori, ricorre anche nella poesia di Hafez, il poeta romantico più amato dell'Iran, originario appunto di Shiraz. Questo poeta incitava all'amore, diceva che più del Corano, più della preghiera, è l'amore che ci porta in paradiso. Quell'amore che traspare dagli occhi delle ragazze, famose in tutto l'Iran per la loro bellezza, le ragazze di Shiraz. Si mettono in posa nel castello di Karim Khan e addirittura dentro la moschea di Nasir al-Molk, dove le luci colorate di queste vetrate mettono ancora più in risalto la loro bellezza. Antiche case tradizionali, trasformate in case del tè, ospitano dopo il tramonto i ragazzi e le ragazze di questa città e trascorrono sereni le serate parlando di amore e di futuro. Loro sono Shima, Shadi e Mariam. Ciao! E qualche anno fa hanno aperto un bar nel centro di Shiraz. Loro sono il simbolo di un Iran in cambiamento. Raccontano che ai primi tempi non era facile lavorare, ma ora sono rispettate da tutti e gli affari vanno a gonfie vele. Conoscono qualche parola di tedesco, francese e italiano, i loro clienti più numerosi e fedeli. E invece, nel bazar di Shiraz c'è un'esplosione di colori che sbalordisce i visitatori. Sono le stoffe colorate utilizzate dalle donne nomadi della famosa tribù Qashqai. In questa tribù le donne vengono dette Shirzan, leonesse. Si respira un'aria serena, persiani, arabi e europei con i loro vestiti e i tratti somatici diversi girano spensierati e sembra di essere tornati ai tempi della Via della Seta. Il cuore si perde nella tranquillità del caravanserraglio di Moshir, dove alle orecchie arrivano ancora i suoni del canto degli usignoli, misti appunto al rumore dei commercianti del bazar, uno dei più belli al mondo, assolutamente da visitare. Da Shiraz, la città dei fiori, dei giardini fioriti, dell'amore, della poesia, è tutto. Noi ci ritroviamo presto con un nuovo video. Ciao!